A Don Paolo volevo dire, Papa Francesco ci dice che la politica non deve asservirsi all'economia. Il professor Paolo Maddalena dice alla finanza predatoria. Sì, buonasera a tutti, ben trovati e ritrovati. Parto da un'esperienza. L'anno scorso, vi ricordate quando abbiamo fatto un momento di preghiera qui davanti sul marciapiede a maggio, così avevo davanti l'articolo del giornale, il vescovo. No, 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 per carità, il vescovo prega con cattolici e musulmani. No, ricordo che qualche giorno dopo, e per caso in quel momento ero in ufficio, quindi una serie di casualità, e ricevo una telefonata, non so, forse l'ho raccontato a te Paolo, non ricordo, una telefonata pesantissima di una persona che vive in zona che praticamente mi accusava, dice, ma voi insomma perché qui, insomma, come dire, difendendo posti come questo praticamente ci mettevamo dalla parte dell'illegalità di qua, di là, e io la denuncio. E io ho detto, guardi, se vuole, per carità, lo faccia. E dico, faccia così, che è più semplice, denunci me e il Papa. Così, visto che, insomma, quello che... Così vediamo, insomma, magari ci troveremo in tribunale insieme. Poi si calmò e non so, poi non l'ho più risentita. Ecco, questo per dire che certamente le situazioni particolari indubbiamente fanno pensare e fanno scattare tanti meccanismi. Io parlo anche da semplice cittadino e mi chiedo, di fronte a problematiche che ritornano continuamente, certo, se la politica è fondata solo sul consenso e non sulla forza delle idee o su idee forti come solidarietà, l'uguaglianza dei cittadini, l'uguaglianza delle persone anche diverse che però si ritrovano a vivere insieme, certamente non si va da nessuna parte, entra in contraddizione con se stessa. Noi abbiamo attraversato, fermiamoci solo alla considerazione della nostra città, abbiamo attraversato giunte di tutti i colori, in tutti i sensi. No, nel senso, no, volevo dire, no, vabbè, questo è un lapsus, giunte di svariati colori e siamo sempre allo stesso punto. Io da cittadino mi chiedo, ma che cosa, perché? Perché non sembra che non si sblocchi nulla? Perché le cose non migliorano? E verrebbe da dire, ma da chi dobbiamo farci governare? Io non credo nell'anarchia perché non ha mai funzionato anche nella storia. E allora penso, forse dobbiamo recuperare e quindi migliorare, camminare tutti in un'altra direzione. Abbiamo due possibilità, la forza individuale di noi come persone, e la forza collettiva, la forza della coesione, dell'unità, della comunità. E questi sono criteri anche evangelici che io attingo proprio dalla tradizione del Vangelo. Papa Francesco, nello scrivere, quando ha scritto un po' il suo testo fondativo, l'Evangelii Gaudium, l'esortazione apostolica, un po' dove ha espresso le idee fondamentali del suo pontificato, in alcuni numeri ha fatto notare alcune cose. E ve ne cito qualche riga. Oggi, dice Papa Francesco, quando le reti e gli strumenti della comunicazione umana hanno raggiunto sviluppi inauditi, sentiamo la sfida di scoprire e trasmettere, lui dice, la mistica, tra virgolette, di vivere insieme, di mescolarci, di incontrarci, di prenderci in braccio, di appoggiarci, di partecipare a questa marea un po' caotica che può trasformarsi in una vera esperienza di fraternità, in una carovana solidale, in un santo pellegrinaggio. Espressioni così quasi irriverenti, dice, ma chi è che scrive? Oh, l'ultimo. No, no, è il Papa che scrive. È il Papa che scrive. In questo modo, dice, le maggiori possibilità di comunicazione si tradurranno in maggiori possibilità di incontro, di solidarietà. Se potessimo seguire questa strada sarebbe una cosa tanto buona, tanto risanatrice, tanto liberatrice e tanto generatrice di speranza. Uscire da se stessi per unirsi agli altri fa bene, chiudersi in se stessi significa assaggiare l'amaro veleno dell'immanenza e l'umanità avrà la peggio in ogni scelta egoistica che facciamo. E insiste ancora, ovviamente parte da alcuni ideali cristiani forti, lui dice l'ideale cristiano inviterà sempre a superare il sospetto, la sfiducia permanente, la paura di essere invasi e lo dice a chi vive questa paura,
a tanta parte della cittadinanza, a tanta parte anche della comunità cristiana, perché su questo non c'è una spaccatura tra chi professa ideali cristiani e chi no. Purtroppo questa forma di paura, la paura dell'invasione, la paura dello straniero, la paura di chi, diciamo così, di chi appunto sembra genere e coltivi l'illegalità, non è dei non credenti o dei credenti, di tutti. Le comunità cristiane sono le parrocchie, le persone che frequentano le parrocchie purtroppo sono in tanta parte convinte di questo. Una volta provocatoriamente qualche giorno fa dissi a un confratello, dico, perché non proviamo a fare un sondaggio, un referendum in questo periodo un po', insomma comunque un sondaggio all'interno delle nostre parrocchie per vedere, rispetto all'accoglienza, rispetto a tutto questo tema che il Papa grida a sprombattuto, ma che tanta parte del resto della comunità cristiana, e in questo senso faccio una forte autocritica, dico, avremmo dei risultati sconcertanti. E ho paura che veramente, forse è meglio che non lo facciamo, perché già ci rendiamo conto di quanto invece queste cose purtroppo serpeggiano, mal veicolate, mal capite, mal presentate. Dice ancora il Papa, molti tentano di fuggire dagli altri verso un comodo privato, verso il circolo ristretto dei più intimi, e rinunciano al realismo della dimensione sociale del Vangelo. Perché così come alcuni vorrebbero un Cristo puramente spirituale, senza carne e senza croce, si pretendono anche relazioni interpersonali solo mediate da apparecchi sofisticati, da schermi e sistemi che si possono accendere e spegnere a comando. Nel frattempo il Vangelo invece ci invita sempre a correre il rischio dell'incontro con il volto dell'altro, con la sua presenza fisica che interpella, col suo dolore e le sue richieste, con la sua gioia contagiosa in un costante corpo a corpo. L'autentica fede nel Figlio fatto carne è inseparabile dal dono di sé, dall'appartenenza alla comunità, dal servizio, dalla riconciliazione con la carne degli altri. Il Figlio di Dio ci ha invitato alla rivoluzione della tenerezza. Questo Papa, in maniera, devo dire, a questo livello magisteriale, usa espressioni assolutamente inedite, ma non perché gli altri papi, ognuno ha dato quello che aveva, ognuno ha dato il suo bene alla Chiesa, usa questi termini, la carne, il contatto, la fisicità, proprio perché li attinge da quell'esperienza, diciamo così, argentina, anche a contatto con le situazioni estreme. E poi dice ancora, e concludo, l'isolamento, che lui dice è una versione dell'immanentismo, qui usa parole un pochino più complesse, ma spero siano chiare almeno alla maggioranza di noi, si può esprimere in una falsa autonomia che esclude Dio e che però può trovare anche nel religioso una forma di consumismo spirituale alla portata del suo morboso individualismo. Il ritorno al sacro, la ricerca spirituale che caratterizzano la nostra epoca sono fenomeni ambigui, ma più dell'ateismo, oggi abbiamo di fronte la sfida di rispondere adeguatamente alla sete di Dio di molta gente, perché non cerchino di spegnerla con proposte alienanti o con un Gesù Cristo senza carne e senza impegno con l'altro. Se non trovano nella Chiesa una spiritualità che li sana, li libera, li ricolma di vita, di pace e che nello stesso tempo li chiama alla comunione solidale, alla fecondità missionaria, finiranno ingannati da proposte che non umanizzano né danno gloria a Dio. Queste e tante altre espressioni il Papa usa in questo, ripeto, grande documento che è il documento fondativo del suo pontificato. Le esperienze che vanno a delinearsi per una serie di situazioni, insomma, che mi hanno visto anche a contatto con voi, con la realtà di questa occupazione, certamente un'occupazione è un'occupazione e non gli si deve dare un altro nome, e su questo bisogna essere onesti. Però se può e se riesce, come speriamo, a diventare un modello che può anche tradursi in qualcosa di diverso, per cui io mi dico, proprio da cittadino, dico, ma perché deve essere, cioè perché uno deve essere costretto a occupare un luogo, una casa? Altro tema, veniva citato da chi mi ha preceduto, anche il discorso di queste case popolari e poi, non so, date a una famiglia straniera, abbiamo visto 2 o 3 casi in questi mesi, che magari sono quelli emersi per una serie di ragioni alla cronaca, no? Alla cronaca pubblica.
ma che sotto sotto in questi ambienti diciamo di estrema periferia, ambienti molto marginali, purtroppo non sono solo casi isolati, e veramente, come già dicevi anche tu prima all'inizio, è la guerra dei poveri, la guerra tra poveri, a parte chi approfitta di certe situazioni per i propri scopi personali e d'altro genere, che andrebbe certamente individuato e messo da parte. Ma nella maggior parte dei casi ho visto, nella mia esperienza di vita, in particolare della vita da prete, che quando c'è una storia di marginalità, quando la tua vita è partita in quel modo, quando tu nasci in un determinato luogo, contesto, eccetera, certamente questo ti porta a segnare, la tua vita è segnata in una maniera così molto molto particolare. Lo dico spesso, mi capitava di incontrare, incrociare, avvicinare e anche per esempio battezzare bambini che nascevano in un determinato contesto, purtroppo quasi ipotizzando, proiettando il loro futuro e capendo che quel futuro sarebbe stato un futuro pieno di difficoltà, di disagio, quando non un avvio alla vita delinquenziale, come purtroppo spesso ho dovuto constatare che è accaduto. E allora io credo che la ricerca di una legalità non possa prescindere, e lo dicevo all'inizio, da un impegno personale oggettivo, cioè un darsi da fare personalmente, che parte dal mio impegno personale come soggetto inserito in un contesto civile dove più o meno i diritti sono acquisiti o sono messi da parte, a volte sono calpestati, ma comunque devo continuare a insistere. È la forza della comunità, cioè della coesione, che non è solo una giusta posizione di persone, stiamo vicini perché dobbiamo stare vicini, perché siamo costretti a stare vicini. La logica, per esempio, pensate al linguaggio, tante volte ci penso, la logica del linguaggio, l'appartamento, come si dice normalmente nella lingua italiana, è l'idea di appartarsi, l'idea di chiudersi, di rimettersi in un cantone, chiudere la porta e non conoscere neanche il vicino della porta a fianco, perché è meglio non conoscerlo, non si sa mai che cosa può succedere. Mentre invece io credo che ci sia bisogno, questo da tutti i punti di vista, a partire dall'esperienza della fede cristiana nelle comunità cristiane, nelle parrocchie, ma anche a qualsiasi livello, c'è bisogno invece di esperienze pilota dove si dimostra che la vita comune, per quanto difficile e faticosa, è possibile e soprattutto è un modello che aiuta ad affrontare di più e meglio le situazioni, le difficoltà, le asperità, le fatiche della vita di ogni giorno, nella speranza effettivamente di costruire qualcosa, senza illudersi e senza utopie, ma nella speranza oggettiva di costruire qualcosa di meglio, soprattutto per i più giovani, per i più piccoli e per il loro futuro. Grazie.